all'odio e alla violenza, grazie a coloro che sono qui in aula, grazie a coloro che parteciperanno in videoconferenza, che saluto, e tra loro in particolare saluto la nostra Presidente, la senatrice Liliana Segre. Sono particolarmente. Anch'io saluto molto volentieri tutti i partecipanti. Grazie Presidente Segre, e siamo particolarmente lieti di avere con noi in audizione il dottor Stefano Selli, che saluto, che è responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Mediaset. Prima di dare al dottor Selli la parola, sapete che mi corre l'obbligo di informare, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla Web TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. E adesso, nell'ambito della indagine conoscitiva su natura, causa e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, la parola al dottor Selli. Prego. Grazie. Adesso Perfetto, sì, prego. grazie. Io ringrazio tutti, ringrazio i senatori, ringrazio la Presidente, la senatrice Segre, perché siamo a livello personale, ma anche come azienda, onorati di poter essere considerati un interlocutore che può dare degli elementi utili su un tema di grande rilevanza, di grande importanza. Quindi la prima cosa ci tengo, lo facciamo sentitamente anche a nome un po', io rappresento l'azienda, ma anche dei miei vertici aziendali, di tutte le persone che lavorano all'interno della nostra azienda. Io, anche per l'importanza e la rilevanza del tema, abbiamo un testo scritto che poi ci riserviamo ovviamente di mandare alla Commissione insieme a dell'altro materiale, soprattutto relativo a campagne diciamo, legate un po' agli aspetti sociali, di comunicazione sociale che noi abbiamo fatto. Però entriamo anche nel tema specifico, quindi esprimiamo le nostre valutazioni in relazione al contemperamento tra i valori protetti e la libertà di manifestazione del pensiero e alla necessità di circoscrivere in modo più preciso possibile l'ambito di responsabilità del fornitore di servizi di media audiovisivi e o radiofonici nell'ambito in considerazione quali quelli noi siamo. Ci tengo a evidenziare una nostra particolarità di noi mezzi regolamentati, disciplinati, che forniamo una serie di attività fondamentali perché i grandi, non parlo solo ovviamente di Mediaset, ma i grandi broadcaster nazionali rappresentano la principale industria culturale del paese e costituiscono un fondamentale patrimonio da tutelare in un contesto che si sta dimostrando sempre più difficile per noi con modifiche del mercato, con presenza di nuovi operatori e per cui da soggetti che nel campo della comunicazione una volta eravamo veramente forti, forti di una presenza non solo da un punto di vista della comunicazione specifica e dell'incidenza anche per quanto riguarda anche aspetti del pluralismo sulla formazione dell'opinione pubblica, oggi rischiamo di diventare soggetti deboli a danno non solo nostro, ovviamente noi siamo una televisione commerciale e quindi dobbiamo tener conto di aspetti anche di ascolti, di ricavi, però un po' dell'intero sistema. Non dobbiamo dimenticare che i nostri mezzi hanno un ruolo essenziale nella tutela del pluralismo dell'informazione, nella rappresentazione responsabile, affidabile della società e nel funzionamento stesso della democrazia, promuovendo la formazione dell'opinione pubblica e sostenendo i diritti fondamentali. Siamo uno strumento fondamentale nella creazione e nel rafforzamento dell'identità culturale nazionale e nella promozione della coesione sociale, siamo direttamente responsabili di fronte alla legge, abbiamo tutta un'attività naturalmente di verifica e di controllo da parte degli organi, siamo soggetti a tutta una serie di disposizioni normative e soprattutto ci tengo a dire rappresentiamo l'unico mezzo di comunicazione di massa completamente gratuito e universale, non discriminatorio rispetto al reddito e livello socioculturale. Garantiamo tra l'altro adeguati livelli di occupazione qualificata al settore e garantiamo naturalmente una grossa produzione identitaria di produzione audiovisiva e cinematografica nazionale in un contesto anche lì molto molto complicato e molto difficile. Venendo al tema più specifico, che è un po' anche il succo di quello che ho ricordato adesso, emerge una necessità di evitare
l'aggravamento delle asimmetrie di discipline esistenti tra l'informazione radiotelevisiva e le attività informative o pseudo-informative realizzate mediante il web. A nostro avviso, preliminarmente è necessario circoscrivere nel modo più preciso possibile la fattispecie discorso di odio, individuandone l'aspetto distintivo nell'elemento istigatorio e apologetico. I due concetti di propaganda e di istigazione appaiono fondamentali nel connotare la fattispecie non come mero discorso critico, bensì come discorso persuasivo verso l'adesione a forme di pensiero razzista e esortativo all'azione discriminatoria o violenta contro esponenti di specifici gruppi etnici o sociali. Con un specifico riferimento all'informazione radiotelevisiva, di cui noi abbiamo, diciamo, una caratteristica della nostra programmazione, genere più di altri esposto al rischio di diffusione di discorsi d'odio, questa deve consentire alle opinioni pubbliche di formare il proprio giudizio, ad esempio sui rappresentanti dei partiti e delle istituzioni, mostrandoli stessi nella luce più obiettiva e realistica e permettendoli di esprimere il proprio pensiero nella maniera più libera. L'informazione deve rappresentare altresì i fatti nella loro oggettività e dare conto di tutti gli orientamenti presenti nell'opinione pubblica, compresi quelli più fortemente critici, con il solo limite del divieto del discorso apologetico o istigatorio verso il razzismo e o la discriminazione. Pertanto la repressione del discorso d'odio non deve essere confusa con o limitarsi all'edulcorazione del linguaggio o l'imposizione della terminologia ispirata al politicamente corretto. Un ulteriore tema su cui si ritiene necessario richiamare l'attenzione è la disparità di trattamento tra i servizi di media audiovisivi, che evidenziavo già in precedenza, già oggetto di un ampus corpus di regole normative, regolamentari e disciplinari, e numerose attività web, tra cui servizi di piattaforma di condivisione di video, i social network, i servizi di blogging, di messaggistica istantanea e così via. Tale disparità si sostanzia nell'addizione, con la delibera che voi avete anche citato, a voi nota, dell'autorità, la 157-19 CONS, il regolamento appunto che riguarda i principi di non discriminazione e il contrasto all'hate speech, che per i fornitori di servizi media audiovisivi prevede un ulteriore apparato di vincoli e disposizioni imperative a cui attenersi nel confezionamento dei propri programmi televisivi, attenzione, sempre verificati, controllati da redazioni e giornalisti responsabili. Per contro, per le piattaforme web, l'autorità prevede unicamente l'adozione di codici di coregolamentazione e autoregolamentazione, come prescritto, oltre che dallo stesso regolamento, dall'articolo 42 del recente decreto legislativo 208, il nuovo testo unico sui servizi media audiovisivi. Ricordiamo anche in questa sede l'approccio che caratterizza da sempre il giornalismo e in generale la programmazione televisiva, che è basato sulla trasparenza e sull'assunzione delle responsabilità giuridiche e sociali proprie dell'editore di informazione. L'attività dei gestori di social network e dei servizi di piattaforma di condivisione video si caratterizza di contro per l'esistenza di varie aree di rifiuto di responsabilità o comunque di estrema difficoltà nell'individuazione dei soggetti responsabili. In questo contesto, gli strumenti di co-regolamentazione e autoregolamentazione previsti appaiono assai blandi se comparati con il pervasivo apparato di norme, regole, criteri applicativi e sanzioni già previsto per i media audiovisivi. Questo aggravamento della disparità di disciplina appare tanto più ingiustificato se si consideri che le attività informative radiotelevisive sono già sottoposte a regole di repressione del discorso discriminatorio e che esse sono svolte a mezzo di solide strutture redazionali inserite in organizzazioni editoriali, assoggettate a responsabilità anche deontologiche, munite tra l'altro di codici etici, oltre che ispirate da una forte consapevolezza della propria funzione sociale. Nulla del genere esiste in relazione alle attività informative e non giornalistiche svolte a mezzo internet. Inoltre, secondo un dato avallato da numerosi studi e analisi, la fonte della massima parte dei discorsi d'odio e delle strategie di disinformazione è propria del web. La responsabilità dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, infine, non può essere estesa agli effetti di amplificazione e polarizzazione menzionati dalla relazione illustrativa del regolamento dell'autorità, che possono prodursi sul web a opera di piattaforme di condivisione video, social network e servizi di messaggistica istantanea, a seguito di messa in onda televisiva. La nostra programmazione, come evidenziato in precedenza, il ruolo dell'impresa editoriale sottoposta a specifiche discipline,
oggi è del tutto indispensabile ai fini dell'effettività della funzione informativa e della garanzia di un adeguato pluralismo del sistema. Con riferimento al gruppo Mediaset, non possono essere sottaciuti né la sua assoluta centralità sociale, né la sua capacità di offrire una programmazione informativa ampia, diversificata e di livello qualitativo indiscusso. Mediaset assolve il proprio ruolo sociale con la produzione e la distribuzione di informazione giornalistica di alta qualità, con un'ampia offerta di intrattenimento e con il contributo significativo alla promozione dell'audiovisivo italiano ed europeo ampiamente apprezzata dal pubblico. La programmazione informativa di Mediaset è da sempre ispirata all'approccio basato sulla contestualizzazione delle informazioni e alla rappresentazione di ogni posizione, nel rispetto del principio della pluralità dei punti di vista con il necessario vaglio critico. La fondamentale funzione sociale svolta dal giornalismo televisivo allo scopo di garantire un'informazione responsabile e qualificata ad un'ampia platea di pubblico è confermata dai risultati di audience. Per quanto riguarda il pluralismo sociale, l'informazione Mediaset si ispira in modo costante al principio per cui ogni notizia, dato o dichiarazione devono essere correttamente inquadrati nel suo contesto e accompagnati, ogni qualvolta sia necessario, da adeguati elementi di commento e valutazione. In altri termini, la tutela del pluralismo sociale non si traduce nella mera diffusione a critica di qualsiasi opinione, comprese quelle totalmente destituite di fondamento fattuale, logico e argomentativo, ma nella sua proposizione previo il necessario vaglio critico. Abbiamo una serie di attività che poi vi invieremo anche il materiale, una campagna di comunicazione multima e piattaforme che noi abbiamo individuato con il titolo Mediaset a cuore il futuro. Ne abbiamo fatte varie con forza di comunicativa che abbiamo su grandi masse, parlando su diverse tematiche. Siamo partiti nel 2019 contro un tema specifico, con una campagna contro l'abbandono scolastico. Ne abbiamo fatte altre contro il cyberbullismo, le fake news, la prevenzione del tumore al seno, per sensibilizzare contro la dipendenza dal web. Quest'ultima promossa con claim Non cadere nella rete è stata premiata al Web Marketing Festival, importante evento sull'innovazione digitale. Mediaset a cuore il futuro include anche la promozione di ricorrenze a diffusione mondiale in ambito ambientale. Siamo molto presenti su tutta una serie di attività, abbiamo valorizzato la giornata internazionale della donna contro ogni discriminazione di genere, per l'eliminazione della violenza sulle donne. E concluso molto velocemente, anzi scusando che forse sono andato un po' oltre i tempi. È interessante notare che una questione specifica, un linguaggio d'odio, apre in realtà una serie di riflessioni sulla comunicazione in generale, molto più ampia e complessa. Contrastare l'hate speech è per tutte le tipologie di media un compito doveroso, seppur impegnativo. Sulla scorta dell'esperienza dei soggetti delle comunicazioni più strutturati e di lungo corso, televisioni, giornali, radio, il punto di partenza da cui non si può prescindere è la responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte nei processi comunicativi, dagli editori alle piattaforme di sharing fino ai singoli utenti. Gli esempi europei dimostrano che l'autoregolamentazione delle piattaforme non può essere la chiave per garantire la sicurezza della rete e non è da sola sufficiente a far sì che ci sia una globale ed efficace assunzione di responsabilità. Il disordine informativo, di cui i discorsi d'odio sono una manifestazione, si combatte con un'informazione plurale, affidabile e responsabile e con una sempre maggiore sensibilizzazione di tutti gli operatori della comunicazione, senza la cui cooperazione globale ogni sforzo di promuovere cambiamenti culturali più profondi necessari risulta poco efficace e limitato. In tal senso Mediaset è come sempre disponibile a cooperare e mette a disposizione la propria programmazione per sensibilizzare e adottare azioni costruttive su questi temi. Gli ultimi 10 secondi li vorrei sottolineare per un problema che riguarda la nostra azienda e tutto il settore dei media tradizionale, ma alla fine riguarda gli utenti. Ed è un tema che noi chiamiamo prominence, cioè la visibilità e l'accessibilità ai nostri contenuti, che oggi viene messa molto in discussione da un sistema di costruzione degli apparati che poi avviene in paesi asiatici preeminentemente, perché i televisori vengono costruiti tutti in Corea, Giappone, Cina e questi paesi, e dove noi stiamo rischiando di scomparire. Oggi sui telecomandi dei televisori che vengono messi in commercio spesso è molto complicato
se no è difficile andare a individuare la programmazione non solo nostra, ma di tutti un po' i media tradizionali, da quella della RAI, della 7, delle televisioni locali e la nostra, perché vengono addirittura messi in, diffusi dei telecomandi senza neanche più i tasti numerici. Ecco, per noi questo è veramente un grande problema, ma che si riflette sulla gente, si riflette sulla gente che vuole vedere la televisione gratuita, si riflette soprattutto su quelle persone anche un po' meno avvezze tecnicamente, basta vedere i nuovi televisori dove ci sono il tasto Netflix, YouTube, Amazon, eccetera, eccetera, e che presuppongono di premere direttamente il pulsante e si entra in questo mondo con questa schermata che appare sotto, e andare invece a reperire la televisione tradizionale è molto più complicato, prevede più di un passaggio. Ecco, questo è un tema che mi sento di ribadirlo in questa commissione, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto prima su un'informazione verificata, controllata, su una disponibilità e su un tema importante come quello di cui stiamo discutendo, rischia oltremodo di essere marginalizzata da un sistema che tende a scartare e a eliminare tutto quello che non è oggi di grande moda, di grande fascino, di grande visibilità e soprattutto a pagamento. Vi ringrazio e sono a disposizione per qualunque necessità. Grazie a lei, dottor Selli, per la sua relazione. Adesso gli interventi dei colleghi, chi intende iniziare? Il senatore Perosino. Prego, senatore. Grazie, anche perché avevo chiesto io queste audizioni e penso, ma trovando l'accordo dei colleghi e del vicepresidente, lei vede un peggioramento negli ultimi anni o ancor più negli ultimi mesi della comunicazione o delle manifestazioni d'odio, che è il nostro argomento, e generale in Italia? E soprattutto, lei ha accennato anche che è un mondo globale dove l'informazione, dove il telecomando può andare a finire ovunque, può trasmettere qualsiasi cosa anche da parte di chi ha meno controlli sicuramente, sia nella informazione che è esagerata, H24, ma è così, prendiamo atto, non si può tornare indietro, e sia nelle altre trasmissioni, ad esempio anche nei cartoni animati c'è violenza, per dire che tocca un pubblico molto sensibile. Così le ho messo insieme un po' di valutazioni. È peggiorato, oppure cosa pensa che si possa fare a livello legislativo anche per quello che arriva da ogni parte del mondo? Grazie, senatore Perosino. Il dottor Selli poi lei replicherà alla fine. Sì, alla fine del nostro dibattito. Mi pare che avesse chiesto la senatrice Modena, è giusto, senatrice? Bene, allora la senatrice Fiammetta Modena deve, esatto, aprire il microfono, senatrice. Sì, semplicemente per avere una puntualizzazione su questo aspetto, cioè giustamente oggi i mezzi radiotelevisivi sono in affaticamento soprattutto nel pubblico giovanile, con riferimento non solo a piattaforme come può essere Amazon o Netflix, ma addirittura a strumenti come possono essere quelli di Twitch, io penso a questo internet che avanza. Volevo sapere se le verifiche e i controlli a cui sono sottoposte le televisioni sono analoghe a quelle alle quali vengono sottoposte invece tutte le cose che passano attraverso, per esempio, Google, oppure attraverso Twitch, oppure attraverso queste le dirette che vengono ormai fatte, che tutti gli strumenti di informazione che sono anche apparsi ormai su TikTok, tanto per fare uno degli esempi, sempre parlando di questo tipo di strumenti. Grazie. Grazie a lei, senatrice Modena. È scritto il senatore Francesco Urraro. Prego, senatore. Grazie, Presidente, e grazie al dottor Selli per questo spaccato che viene da un fronte per noi molto significativo nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che è quello del mondo della televisione, quindi della comunicazione. Noi ci stiamo rivolgendo in particolare alla verifica sulla perimetrazione anche
discorso d'odio, prima ancora che del crimine d'odio, e la lotta al cosiddetto hate speech spesso l'abbiamo rinvenuta nei termini contrattuali o similari predisposti dai social con cui ci stiamo prevalentemente confrontando, ma stiamo aprendo anche un focus con il mondo della comunicazione televisiva che è stato ben gradito dalle ultime e recenti proposte di audizione. Sicuramente il vostro ruolo è centrale per quanto trasferite, ma anche per quanto vi viene trasferito, perché anche i giornalisti sono destinatari, secondo dei report ampiamente diffusi, di linguaggio e discorsi d'odio, anche con una forza pervasiva e penalmente rilevante. Abbiamo però approfondito questi termini contrattuali predisposti dalle piattaforme social, su cui ad oggi abbiamo condotto una verifica, delle regole disomogenee e variabili da piattaforma a piattaforma. Volevamo quindi conoscere, soprattutto sotto il profilo interno, attraverso uno strumento che è quello della televisione, altrettanto importante, chi vede o ipotizza la diffusione di un messaggio d'odio o incitante all'odio di qualsivoglia natura, in che modo poi può segnalare e seguire un procedimento interno di verifica, di approfondimento, di contrasto o anche di rimozione? Questo è un dato che, mentre per le piattaforme è abbastanza contrattualizzato, è vero, lei ha fatto riferimento a tante ipotesi pure di abbonamenti e TV a pagamento che prevedono probabilmente qualche cosa in tal senso, però sui metodi di valutazione in generale delle segnalazioni, delle modalità effettuate dagli utenti e delle procedure seguite per l'eliminazione di questi contenuti, volevamo avere giusto qualche chiarimento in più. Grazie. Grazie senatore Urraro, la senatrice De Sipirovano e poi la senatrice Pavanelli. Prego senatrice. Sì, grazie Presidente, grazie dottor Selli. Io ringraziandola per le informazioni che ci ha dato, mi soffermo sulla parte finale del suo intervento, che ho trovato particolarmente interessante, perché credo che sia strettamente collegata questa cosa al modo di fare informazione e a come si è modificata e si sta ancora modificando. Lei ovviamente lo vede da un punto di vista aziendale, quindi di lavoro, quindi anche solo l'esempio della difficoltà del telecomando, ma credo che sia significativo. Io devo dire che in questi giorni, con quello che sta succedendo di tragico non lontano da noi, ho molto apprezzato, cosa che non facevo ultimamente per mancanza soprattutto di tempo, i programmi televisivi. Perché a differenza di internet, ma anche della carta stampata, perché ovviamente di informazione la leggi e prendi quello che arriva, ci sono dei veri programmi di approfondimento trasversalmente sui vari canali televisivi di ogni tipo. Quindi c'è un problema, c'è un'informazione, dopodiché ci sono delle persone che approfondiscono e si parlano, si confrontano, discutono, a volte anche in maniera accesa, e approfondiscono e danno delle informazioni ai telespettatori. Io so che anche il mondo della televisione si sta evolvendo, perché giustamente deve stare al passo con i tempi, quindi i nuovi televisori, i nuovi decoder andranno, immagino, verso un tipo di televisione che sarà più on demand che non il programma fisso. Lei crede che la televisione, proprio perché secondo me è anche un'ancora di salvezza in questo momento di transizione dell'informazione, perché su internet tu vai e leggi, non chiedono il tuo parere, ma tu non hai neanche un'altra campana, quindi tu scegli di seguire quella strada o scegli di seguire quell'altra, e spesso va in contrasto completamente con quello che pensa un'altra persona e non c'è uno scambio. Il ruolo che possono avere le televisioni pubbliche, commerciali, di qualsiasi tipo, che non siano quelle dove vai a comprare il film ovviamente, anche in questa fase delicata, per far sì che la televisione possa restare una garanzia di confronto tra le persone che partecipano, ma anche nei confronti dei cittadini, anche con il nuovo modello che immagino
nel giro di poco tempo si modificherà, altrimenti non avrebbe avuto nemmeno senso questo passaggio ai nuovi televisori, sono termini tecnici, non me ne ricordi, non ho ancora cambiato, si figuri lei. E quindi, insomma, capire se secondo lei può far qualcosa la televisione per arginare anche questo fenomeno di scontro e di volontà spesso di arrivare a uno scontro invece che a un confronto. Grazie. Grazie a lei, senatrice Pirovano. Senatrice Emma Pavanelli, prego. Grazie Presidente, grazie Dottor Selli, la sua relazione sicuramente la andremo ad approfondire ulteriormente rileggendola. Concordo con molti commenti da parte dei miei colleghi, vorrei però sottolineare sì l'importanza della TV in questi giorni, ma non solo in questi giorni, magari anche in questi ultimi due anni dove si è parlato, ci si è confrontati molto sulla pandemia, forse a volte non dando sempre risalto alle corrette informazioni, ma più che su il contenuto, io ho sempre messo, diciamo, in discussione da uditore che ascolta, che guarda la televisione, il modo in cui ci si confronta nelle televisioni, e questo vale per tutti i canali generici. Questo perché? Perché spesso e volentieri questo modo litigioso che ci ritroviamo in televisione, cosa che troviamo molto meno all'estero, soprattutto quando si parla di temi di attualità, di politica, di temi, ecco, come poteva essere in questi ultimi due anni riguardo alla pandemia. Oggi possiamo parlare del tema della guerra. All'estero non c'è quel modo rabbioso di confrontarsi, cioè ci sono dei veri confronti. A me è sempre spesso venuto in mente che forse era proprio la TV a voler questo scontro continuo, perché forse fa audience, perché si rincorre, no? E mi sono sempre domandata se un cittadino, io a un certo momento ho smesso di guardare la televisione perché andavo a letto arrabbiata, e pertanto secondo me spesso quel modo rabbioso uno se lo porta poi nel sonno, se lo porta avanti, e giorno dopo giorno crea quella condizione anche di scontro continuo. Noi qui parliamo di hate speech, che poi magari un cittadino va a scrivere sotto uno dei nostri profili sui social. Io mi domando se quel metodo di fare televisione, e non è un'accusa alla vostra azienda, ci mancherebbe, perché lo fanno veramente tutti i canali generici, in realtà a volte fa scatenare nei cittadini quel senso di impotenza verso un determinato tema, verso un qualcosa, senza veramente un confronto reale e un approfondimento reale dei temi. Ecco, mi sono sempre chiesta se questo potesse essere quella cosa che poi fa scattare il cittadino a diventare quel hate speech di cui stiamo parlando in questa commissione. Ed è vero, concordo con il collega Uraro, ci siamo confrontati sempre di più sui social, ma forse la televisione, piuttosto che altre piattaforme dove c'è questo modo di fare, può essere quella miccia che fa scatenare poi su altre piattaforme, dove ognuno di noi dietro la tastiera ci sentiamo liberi di dire o di scrivere qualsiasi cosa. Ecco, mi domando se voi come azienda vi siete mai posti
la questione se quel modo di fare rabbioso delle varie trasmissioni, anche di approfondimento, in realtà il fine ultimo sia realmente corretto. Anche vis-à-vis dei cittadini stessi che guardano, se magari non è il momento magari di cambiare e magari allinearsi anche ad altri paesi dove nelle televisioni c'è un pochino meno scontro in tal senso. Grazie. Grazie senatrice Pavanelli. Aggiungo, dottor Selli, alcune considerazioni a quelle fatte dai colleghi. Innanzitutto ringraziandola anch'io per la sua relazione importante. La comunicazione è un grande bene pubblico, lo è indubbiamente, questo traspare con forza anche dalla sua relazione per una TV commerciale, come è Mediaset che qui lei rappresenta. È un grande bene pubblico e appunto ci sono delle regole, delle indicazioni che riguardano tutto l'assetto dei servizi di media audiovisivi nel nostro paese, quelli del testo unico sui servizi di media audiovisivi che lei ha citato, a cui si aggiunge, nello specifico che riguarda i lavori della nostra Commissione, appunto il regolamento 157 di AGCOM del 2019, che riguarda per l'appunto il contrasto allo specifico dei linguaggi discriminatori e di istigazione all'odio, richiamando proprio il testo unico che riafferma l'importanza nella comunicazione, in tutta la comunicazione, appunto, dei principi che salvaguardano la dignità umana, la non discriminazione e il contrasto all'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, quanto mai attuale, anche nel tempo sempre più difficile, anche drammatico per la crisi internazionale in corso nel quale noi agiamo. Ecco, in riferimento a questo, a me viene sempre in mente, quando parliamo di servizi media audiovisivi e di comunicazione come bene pubblico, quelli che sono i precetti della televisione che normalmente tutti noi prendiamo a riferimento per il servizio pubblico, che è la BBC, e quindi informare, educare, intrattenere. I servizi pubblici di tutte le nostre democrazie mirano a questi obiettivi, ma assolutamente anche le televisioni commerciali hanno appunto l'obbligo di farlo, e questo traspare con forza dalla sua relazione. Però questa mission della BBC, informare, educare, intrattenere, a me consegna sempre una riflessione. In larga parte della sua relazione lei ha sottolineato come il tema della propagazione dei discorsi discriminatori e del linguaggio di istigazione all'odio sia un tema che riguarda solamente il web, quindi i nuovi media. Questo è un tema che noi stiamo affrontando, come hanno detto anche i colleghi, in questa nostra commissione per cercare di capire se c'è in realtà una connessione tra i media di un tempo e i nuovi media. La televisione a lungo è stato un nuovo media esso stesso e nella sua fase di transizione, che tra l'altro è ancora in corso perché la rivoluzione digitale che lei ha citato sta comunque cambiando i linguaggi anche dei media dell'audiovisivo e quindi della televisione, a un certo punto la televisione diventa nuovo media anche quando inizia ad affermare un'ibridazione dei linguaggi che tende appunto a mescolare l'informazione con l'intrattenimento. Noi siamo normalmente abituati a sapere che il campo dell'informazione è quello del veritiero, dell'oggettività, di giornalisti che, come lei ha detto, appunto filtrano le notizie e ci forniscono solamente quelle che sono acclarate. Il campo dell'intrattenimento è un campo libero, è un campo creativo, è un campo
dove le incursioni sono le più varie. Nel momento in cui però informazione e intrattenimento nell'ibridazione dei generi diventano un genere, un nuovo media, che di fatto è uno un perno della televisione attuale, non solo di quella commerciale, ma sempre più anche del servizio pubblico, questo ci consegna però delle questioni, indubbiamente delle questioni, perché noi sappiamo che l'ibridazione dei generi, l'infotainment, porta sempre di più ad uno scivolamento verso il sensazionalismo, verso appunto, come veniva detto, un linguaggio che alza i toni, che attraverso toni volutamente forti, forzosamente alzati, cerca anche un audience. C'è, vorrei sapere anche la sua opinione su questo, una critica che è stata portata avanti da degli insider delle grandi piattaforme digitali, di non contrastare abbastanza i discorsi discriminatori e di istigazione all'odio, perché questi, attraverso l'algoritmo, favoriscono in realtà l'interazione e quindi il volume degli scambi di cosiddette conversazioni, molto più che i discorsi, diciamo, normali, inducendo ricavi maggiori. Se lei non pensa che ci sia un rischio in questo anche per la televisione, cioè che la ricerca del sensazionalismo, perché induce maggiori ascolti e quindi anche maggiori ricavi, alla fine induca però ad un cortocircuito rischioso per la qualità dei servizi media audiovisivi e quindi per la qualità delle nostre democrazie. Quindi se pensa che ci sia che questo rischio, stigmatizzato da alcuni per quello che riguarda le piattaforme digitali, in realtà non ci fosse già da prima anche per i servizi media dell'audiovisivo. Da ultimo devo fare un riferimento al fatto che il regolamento AGCOM che lei ha citato, in alcuni casi ha comminato delle sanzioni a dei programmi appunto di infotainment che riguardano Mediaset, RT, e questo soprattutto ponendo una questione, cioè il tema del rischio di separare il racconto di fatti specifici da un contesto specifico, e quindi finire con una decontestualizzazione, una generalizzazione che rischia di evocare stereotipi e quindi di implementare un'attitudine discriminatoria. Su questo c'è il tema anche del linguaggio, di tanti titoli che noi vediamo molto spesso sparati, che campeggiano in alcune trasmissioni. Penso appunto malattie portate dall'Africa, malattie associate all'omosessualità, islamici terroristi, mafia africana, invasione dei migranti, cioè tutto questo decontestualizzato rischia di appunto alimentare stereotipi e quindi discorsi discriminatori. Se non pensa che serva, rispetto appunto a il contrasto ai linguaggi di discriminazione, una formazione specifica su questo per gli operatori della televisione, tutti gli operatori della televisione, in particolare i redattori dell'informazione che sono i responsabili poi appunto dei programmi. Noi abbiamo avuto in audizione la ministra Cartabia che ci diceva, per quello che riguarda i magistrati, i magistrati italiani, sarebbe importante che fossero adeguatamente aggiornati e formati sul contrasto ai discorsi d'odio. Ecco, se non pensa che questo sia molto urgente anche per gli operatori dei servizi di media audiovisivi. Grazie, dottor. Se non ci sono altri interventi, non mi pare ve ne siano, a lei la parola per la replica. Io ringrazio anche per le domande che mi sono state fatte, molto puntuali, molto approfondite, molto dettagliate. Una prima risposta, magari sintetica, sicuramente la faccio
in questa sede, poi nel documento che noi trasmetteremo alla Commissione, come detto, magari alcuni di questi temi li approfondiremo anche in maniera un po' più esaustiva, in modo da dare anche delle risposte un po' più, se vogliamo, anche tecniche e di chi poi si occupa specificamente di questa materia. Innanzitutto io rispondo al senatore Perosino, che cosa succede e se abbiamo notato che ci sia un aggravamento negli ultimi tempi della situazione, cosa si può fare a livello legislativo. Beh, indubbiamente c'è una tendenza a crescere, forse sono i temi anche purtroppo che dalla pandemia ha anche questa situazione drammatica di questi ultimi giorni, ma anche un po' un contesto generale che ha reso degli argomenti più divisivi, fortemente radicati poi nelle opinioni di chi sostiene una tesi rispetto a quella di un'altra. Soprattutto il tema della pandemia è stato un momento molto delicato. È stato però un momento molto importante, in positivo, perché indubbiamente come mezzo abbiamo riscontrato un enorme, soprattutto nel periodo più complicato, più delicato della chiusura totale, ascolti enormi, quindi un riconoscimento dell'importanza di comunque di avere informazioni. Noi abbiamo dato anche in collaborazione con gli svariati ministeri, soprattutto con quello della salute, abbiamo dato anche con una semplicità di trasmissione delle comunicazioni, anche delle comunicazioni proprio di servizio comportamentale, che in quel momento erano molto molto necessarie e sono state credo anche molto preziose, perché comunque rimaniamo sempre il mezzo più diffuso che raggiunge una più grande massa di utenti e soprattutto raggiunge fasce deboli e fasce di popolazione che magari possono subire. Quindi che il processo, che il percorso, che tutta questa evoluzione anche del linguaggio d'odio e della complicazione delle situazioni è purtroppo aumentato negli ultimi anni a livello generale e diciamo noi come mezzo televisivo cerchiamo il più possibile, chiaramente qui rispondo anche alla senatrice Modena e un pochettino a altre domande che mi sono state fatte sulla verifica di quella che è la nostra informazione. Allora, noi abbiamo sicuramente variate modi, variate modalità, tra l'altro abbiamo un po' sviluppato una delle nostre reti che prima faceva sostanzialmente intrattenimento, film, e come Rete 4 l'abbiamo concentrata molto sulle tematiche dell'informazione e del talk show, quindi l'abbiamo un po' connotata come una rete informativa insieme ad altri servizi. Noi abbiamo anche TGCom 24 che trasmette 24 ore, siamo presenti anche noi naturalmente sul web con le nostre informazioni. Beh, la verifica, la professionalità e la qualifica delle persone che lavorano nella parte informativa, ma poi c'è giustamente, come evidenziato, una parte, se vogliamo, un po' diversa, che oggi si è anche un po' evoluta, di informazione, che non riguarda ovviamente solo noi. Beh, c'è a monte, c'è alla fonte, c'è anche comunque in alcuni casi un po' di libertà editoriale, non sempre condivisa, ma che viene portata avanti. Qualche volta non si riesce a controllare adeguatamente, proprio perché il confronto tra le opinioni, che comunque noi cerchiamo sempre di rappresentare, porta delle volte o a delle esasperazioni o addirittura delle volte anche a delle esternazioni sicuramente riprovevoli, molto negative, su cui si cerca di intervenire immediatamente. Delle volte lo si fa con più efficacia, delle volte con meno efficacia, però il come sottolineava senatrice, il discorso che comunque da noi c'è, da noi sugli altri mezzi rispetto ad altri, una possibilità di mettere a confronto opinioni diverse anche su temi molto divisivi, quindi purtroppo poi non sempre c'è un comportamento lineare corretto di chi poi è in video, che spesso lo utilizza anche per proprie naturalmente finalità specifiche, anche propagandistiche, e spesso si riesce a controllare, spesso si riesce a verificarlo, spesso si riesce ad evitarlo, ma delle volte purtroppo non ma è un po' la caratteristica del mezzo. È ovvio che il giornale, quando pubblica e magari anche lì mette a confronto due opinioni, sicuramente però ha un modo di verificare ex post quello che viene la diretta, perché poi l'importanza del nostro mezzo è anche la diretta rispetto ad altri, e spesso non comporta la possibilità di fare delle verifiche ex post di quello che viene messo in onda, e ovviamente soprattutto i programmi di informazione, ma anche i talk show, sono tutti in diretta. E quindi delle situazioni e delle realtà complicate, ci sono stati anche interventi dell'autorità che
che riguardavano un po' i conduttori, e noi subito però ci siamo adeguati, uniformati, abbiamo fatto presente e soprattutto abbiamo fatto pressioni in casi specifici di evitare, e abbiamo fatto tutto il possibile, quello che è l'intervento di un editore nei limiti anche di una libertà editoriale. Sicuramente ci sono stati degli episodi, ma noi cerchiamo di fare in modo che questo ovviamente non si verifichi più, perché è una caratteristica nostra di cercare di portare avanti un discorso equilibrato, sereno, che però purtroppo delle volte porta a degli eccessi e alla condivisione. Però tendenzialmente adesso, al di là di qualche situazione, al di là di un ampliamento, un modo diverso di fare informazione, soprattutto per una televisione commerciale, è un'esigenza anche di rendere appetibile all'utenza i nostri programmi. Noi siamo una televisione commerciale e ovviamente abbiamo anche un po' una necessità che, di essere un po' presenti con un ascolto. Comunque siamo ancora, mi riferisco anche a qualche riferimento che è stato fatto alle nuove piattaforme come Netflix o gli altri a pagamento, siamo sempre comunque il mezzo più visto, più ascoltato, più importante per le persone, e soprattutto sottolineo, io lo faccio sempre, è il valore sociale della nostra programmazione, ma anche la gratuità della nostra programmazione, perché la gratuità che noi naturalmente siamo in grado di offrire a fronte chiaramente della pubblicità, poi qualcuno non gradisce, ma che deve alimentare tutti i nostri investimenti e tutta la produzione informativa. Noi nella produzione informativa investiamo una parte molto rilevante, perché fare informazione e farla bene e farla in maniera strutturale costa, e costa anche parecchio. E noi siamo contenti di farlo, perché è una caratteristica del nostro mezzo che anzi oggi ci qualifica rispetto ad altri, ed è un valore che continuiamo a perseguire in tutti i momenti, le pressioni, l'enfatizzazione di alcune necessità anche di visibilità, ma d'altronde un po' sono tutti i mezzi di comunicazione, no? Il famoso scoop o comunque essere sulla notizia, noi cerchiamo anche di essere più equilibrati possibili, ma delle volte può anche essere giusto che l'informazione non sia necessariamente, diciamo, può essere anche, non dico faziosa, che non è un termine corretto, però può essere anche un po' orientata verso delle tesi. Su temi delicati noi abbiamo sempre cercato di affrontarli nella maniera più equilibrata possibile. Durante la pandemia, come dicevo, abbiamo sviluppato una grande attenzione, abbiamo verificato una grandissima attenzione delle persone, una grande importanza anche durante, in questi ultimi giorni si sono registrati degli aumenti di ascolti molto significativi dei nostri programmi di informazione, non solo dei nostri, però diciamo del mezzo televisivo tradizionale, perché come è stato sottolineato c'è una ricerca di un'informazione corretta, non ansiogena, perché poi oggi tutti abbiamo avuto bisogno di avere un'informazione verificata, corretta, che dica le cose come stanno, senza però creare, come invece fanno altri, delle sensazioni di sgomento, di preoccupazione, di paura, che purtroppo ci sono e persistono, ma che vanno inquadrate anche in una logica di cercare anche un po' di dare delle informazioni in modo che la gente possa fare delle sue valutazioni, non magari rassenearsi, perché purtroppo le situazioni degli ultimi giorni, però non avere proprio un'informazione che crea panico, che crea paura, che crea tensione. E quindi questo è un po' un aspetto che mi sento di evidenziare, un po' rispondendo in generale. Per quanto riguarda gli strumenti, sicuramente, ripeto, è molto difficile intervenire in forma legislativa su soggetti che sfuggono per loro natura e per loro volontà, però, perché poi hanno sempre voluto enfatizzare, valorizzare, soprattutto alcuni motori di ricerca, che loro sono dei semplici soggetti che veicolano messaggi altrui, non c'è un controllo, non vogliono accettare dei controlli anche sul provider, qualcosa hanno fatto, ma sicuramente non sono dei soggetti che spesso giustificano la loro azione come un qualcosa che sono dei semplici intermediatori, e in realtà sappiamo benissimo che potrebbero intervenire in maniera molto più massiccia, sappiamo benissimo che spesso c'è una enfatizzazione e valorizzazione anche con gli algoritmi, come è stato sottolineato, di certi argomenti, di certi discorsi d'odio, perché anche lì ci sono dei vantaggi economici, vantaggi di pressione molto forte. Quindi da un punto di vista legislativo che si può fare? Diciamo dei primi interventi sicuramente è una legislazione che deve avvenire in ambito, se vogliamo, extraterritoriale, in ambito europeo. C'è una maggiore sensibilizzazione anche con questi nuovi strumenti che adesso il DSA, il DMA
che si stanno sviluppando in Europa per cercare di trovare delle forme di intervento più specifico, perché non può essere certamente un discorso ridotto agli ambiti locali, ma deve essere chiaramente un discorso sovranazionale per cercare di tutelare i contenuti, ma soprattutto anche su questo tema specifico di un'informazione corretta delle hate speech, intervenire laddove possibile e per quanto possibile anche su soggetti che operano chiaramente con grandi mezzi in ambiti sovranazionali. E una legislazione specifica è sicuramente complicata, però qualche cosa c'è già nel nuovo testo unico, soprattutto a tutela dei minori. Sicuramente noi auspichiamo che, in una logica abbiamo sempre sostenuto di level playing field, di pari condizioni, adesso che comincia a essere, come dicevo prima, molto preoccupanti anche per l'accessibilità, tra tutti i soggetti che operano sostanzialmente in uno stesso mercato, in uno stesso ambito, in uno stesso campo di gioco, se vogliamo. Quindi questo è. Io vado un po' veloce perché ho preso qualche appunto, che purtroppo essendo, e anzi mi fa piacere che siano stati tanti gli interventi, significa che c'è anche interesse a conoscere la nostra posizione. Si può fare qualcosa per migliorare la nostra qualità della programmazione ed evitare che poi questa possa, anziché attenuarla, alimentare certi discorsi? Beh, noi siamo molto attenti, devo dire, come azienda, siamo molto attenti, i nostri giornalisti sono tutti, vengono tutti individuati, selezionati, hanno tutti una lunga carriera alle spalle, che è una grossa professionalità e che viene riconosciuta e apprezzata, quindi cercano sempre di evitare che poi gli eccessi e le situazioni negative possano poi diventare un po' una caratteristica e, come dicevo prima, un'accentuazione della paura piuttosto che dell'odio o della tensione. Ovviamente, ripeto, il confronto e un'informazione diffusa a 360 gradi può portare a situazioni, però diciamo anche la gamma e la possibilità di perché poi la televisione non lo può vedere o non lo può vedere, però anche vedendola ci sono programmi e programmi, l'informazione uno può conoscerla attraverso i telegiornali, attraverso delle rubriche di approfondimento, noi abbiamo come altri una rete All News 24 ore in diretta, su cui è possibile avere delle conoscenze dirette delle problematiche e vengono anche lì affrontati e approfonditi alcuni temi, abbiamo altri programmi di altro tipo con diversi conduttori che hanno delle caratteristiche un po' diverse, però anche lì ognuno può fare delle proprie valutazioni e considerazioni sulla base di quello che viene detto, la capacità di discernimento, la capacità di selezione e di individuazione delle notizie che ovviamente c'è da parte di tutti e noi abbiamo una linea editoriale molto vasta con posizioni, però la responsabilità soprattutto su temi molto molto delicati cerchiamo sempre di averla, di farla presente ai nostri conduttori e di averla un po' come caratteristica della nostra programmazione, della nostra linea editoriale. Un po' con queste informazioni generali, noi sì, anche la BBC, ma noi anche se operatori privati svolgiamo, ed è scritto dalla legge, un servizio di interesse generale, quindi noi abbiamo dei compiti specifici, d'altronde l'obbligo di informazione fu introdotto per legge anche per gli operatori privati, quindi abbiamo dei compiti specifici, dei lobby specifici che tendiamo a valorizzare e che però in un contesto che sta sempre più cambiando auspicheremmo che anche il legislatore, anche la politica considerasse l'importanza del nostro ruolo, cioè l'importanza, io ho fatto l'esempio del telecomando, noi veramente siamo in una situazione molto difficile, se scompare o se viene residualizzato, marginalizzata o resa complicata come accesso, no? Perché per me di accesso e visibilità, la nostra programmazione, che è quella diffusa su grandi fasce, la nostra che comunque con dei distinguo, con qualche difetto, per carità, io parlo della nostra come degli altri mezzi come il nostro, con qualche difficoltà o con qualche difetto, la perfezione non c'è mai assoluta, se però viene residualizzata, io credo che sia un problema enorme da un punto di vista della democrazia, del corretto confronto delle opinioni e dello svolgimento proprio della vita democratica e della libertà di questo Paese, perché rischieremo di trovarci in balia di un'informazione di tipo completamente diverso, per cui tutti i discorsi che noi facciamo, che comprendiamo, che cerchiamo di evitare e anche l'importanza di evitare discriminazioni, di evitare situazioni negative, spiacevoli, noi ce l'abbiamo molto presente e cerchiamo anche
di contribuire ad alimentare appunto questo contrasto a fenomeni di discriminazione. Se noi veniamo marginalizzati, residualizzati o comunque anche nell'accesso alle risorse avere delle difficoltà, io credo che sia un problema un po' per tutti, non solo per la nostra azienda e per i nostri ricavi. Ripeto, poi su alcuni aspetti mi sono preso degli appunti, quindi cercherò di essere anche specifico sulle domande che ci sono stati fatti. Se non c'è altro, comunque io ringrazio moltissimo perché è stato un momento importante per l'azienda, insomma, oltre che per me. Noi siamo interessatissimi anche agli sviluppi di questo lavoro che voi state facendo, molto importante e meritorio, e che stiamo seguendo. Io ho letto anche parte degli interventi che ci sono stati anche di altri soggetti, ho visto soprattutto a livello universitario, a livello scientifico, e noi siamo assolutamente a disposizione in qualunque momento e auspichiamo che poi gli esiti del lavoro che state facendo possano portare a un risultato serio e concreto per cercare di evitare queste situazioni, questi fenomeni. Bene, siamo noi a ringraziare lei, dottor Selli, per questa audizione, anche per le parole che adesso ha espresso di sostegno ai lavori della nostra commissione e ai suoi obiettivi, e per l'interlocuzione che sicuramente continueremo ad avere. Aspettiamo da parte sua, quando vorrà, anche una documentazione completa sulla base anche del dibattito anche le dirò che abbiamo sempre avuto. Approfitto per dire anche sempre, quando poi ci saranno dei momenti ulteriori, soprattutto conclusivi o dei lavori, sicuramente anche con la nostra informazione mettere a disposizione le nostre strutture informative per dare conto, valorizzare o soprattutto rappresentare delle situazioni che dovessero essere emergere appunto alla conclusione dei lavori della Commissione. E di questo ulteriormente la ringrazio a nome di tutta la Commissione, ringrazio ancora il dottor Stefano Selli, responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Mediaset. Interrompiamo per qualche istante e immediatamente però cominciamo con la seconda audizione. Grazie. Perfetto, allora grazie mille. Ci sentiamo quando vuoi anche per l'altra cosa. Sì, grazie. Cominciamo subito. Sì, lo so, faccio qualche minuto di ritardo. No. Bene colleghi, riprendiamo i lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, audiremo, la ringrazio, ne sono particolarmente lieto, la dottoressa Sara Varetto, che è vicepresidente esecutivo per le comunicazioni, inclusione e bigger picture di Sky Italia, alla quale immediatamente cedo la parola per la sua relazione. Prego, dottoressa Varetto. Grazie.
problema che lei non ha acceso il microfono e quindi devo ricominciare da capo. Questo inconveniente si impedisce ai nostri colleghi che sono in videoconferenza di ascoltarla, quindi la prego di reiniziare. Grazie, dottoressa. Allora, mi scuso per tutti voi perché dovete riascoltare questa parte introduttiva, ma sarò anche più sintetica. Vi ringraziamo innanzitutto, ringraziamo la Commissione e la Presidenza della Commissione per questa opportunità che dà a me e a Sky di poterci esprimere, partecipare a un così importante dibattito per un tema che a noi sta particolarmente a cuore, non da oggi ma da molto tempo. Ricordavo già l'impegno dell'attestato che ho avuto l'onore di dirigere per 8 anni, Sky TG24, che da sempre si occupava proprio anche delle asimmetrie legislative che facevano sì che su alcune piattaforme fosse stato possibile diffondere qualsiasi tipo di contenuto, anche violento, discriminatorio, senza che ci fosse in realtà alcun principio di responsabilità, cosa che invece sapete molto bene avviene invece per quanto riguarda un editore che è responsabile col direttore di una testata e anche più in generale un broadcaster che è responsabile di tutti i contenuti che veicola, dando così una garanzia maggiore agli utenti. Agli utenti e ai clienti, ricordavo poc'anzi che il nostro è un gruppo internazionale che fa capo all'americana Comcast e che opera in Europa, un gruppo che ha profonde radici europee, che opera in Gran Bretagna, in Irlanda, Germania, Austria e in Italia, per un totale di, diciamo, case raggiunte quotidianamente di circa 24-25 milioni, il che ci mette in una posizione di grande responsabilità verso i nostri utenti clienti per i messaggi che portiamo, ma ci dà anche la possibilità di usare la nostra voce in modo positivo. Uno parte della nostra narrativa aziendale è proprio quello di voler operare come una forza per il bene, nel senso di volerci mettere anche al servizio della società e di restituire alla società. Nel mio job title che veniva ricordato più poc'anzi c'è il tema della bigger picture accanto a quella dell'inclusione, perché abbiamo cercato di operare da anni per rendere in primis più inclusivo, corretto e onesto il nostro luogo di lavoro, quindi far sì che chiunque, indipendentemente da qualsiasi background possa avere, si possa sentire a proprio agio nella nostra azienda, libero di esprimersi, convinti non soltanto che sia un dovere etico, ma che questo possa portare, ed è un punto molto rilevante, possa portare anche un vantaggio di business. Più persone nella stessa stanza che provengono da ambienti, da situazioni socioculturali diverse, e più ricco può essere proprio il dibattito e anche la soluzione di business che poi viene proposta. Quindi qui stiamo parlando non soltanto di un altissimo principio etico che sposiamo in toto, ma anche un messaggio che vorremmo veicolare anche a tante altre aziende, che in realtà la diversità e l'inclusione della diversità è un vantaggio anche sul piano economico. Dal punto di vista di quello che abbiamo fatto al nostro interno, la nostra esperienza, che devo dire portiamo anche su altri tavoli, ci piace raccontarla, è nata quasi una parte di volontariato dei nostri dipendenti. Alcuni anni fa io insieme a un gruppo di colleghi di Sky abbiamo creato il cosiddetto cantiere Inclusion, che poi è diventato uno stream work vero e proprio di una nostra community interna. Noi abbiamo un sistema di community interne che sono colleghi che al di là del lavoro principale si riuniscono per, come dire, capire come Sky può davvero adempiere sempre meglio ai propri doveri nei confronti delle società, dei cittadini. E quindi attraverso questa esperienza abbiamo dato vita a una serie di workshop, per esempio sugli unconscious bias, e l'abbiamo esteso a tutti i dipendenti in modo tale che tutti noi potessimo avere i corretti strumenti per capire che anche quando siamo in perfetta buona fede, in realtà il nostro inconscio funziona in un certo modo e alle volte ci porta ad avere dei pregiudizi che possiamo invece facilmente superare. Altre attività che abbiamo fatto all'interno, abbiamo fatto una serie di eventi interni dove abbiamo portato per esempio le tematiche legate al razzismo, proprio soprattutto dopo i terribili eventi del 2020, che erano soltanto, come dire, la punta dell'iceberg di tanti episodi di discriminazione che avevamo visto, che avevano fatto poi far sì che il movimento Black Lives Matter avesse fatto sentire con così tanta forza la sua voce. Bene, in seguito a quello abbiamo organizzato degli eventi sul tema contro il razzismo per i nostri dipendenti,
ma più in generale il nostro gruppo ha donato 30 milioni di sterline proprio perché ci fosse ad associazioni che potessero contribuire in qualche modo a combattere la piaga del razzismo e a facilitare la diffondersi di una cultura sempre più inclusiva. L'abbiamo fatto anche in questi ultimi mesi, continuiamo attraverso un meccanismo di donazioni. Noi abbiamo un impegno molto forte sul tema ambientale, con una campagna che spero che qualcuno di voi abbia sentito, che è Sky Zero e che si occupa proprio, ci siamo impegnati non soltanto ad abbattere le nostre emissioni dirette e indirette, quindi anche chi di voi è nostro cliente ha un decoder a casa, compenseremo anche quelle emissioni lì che avvengono nelle vostre case attraverso i nostri prodotti, quindi non soltanto quel tipo di impegno, ma anche un impegno anche sul settore della sostenibilità ambientale, nel far sentire la nostra voce e nel cercare di creare consapevolezza. Lo facciamo quindi cercando anche di creare consapevolezza su quelli che sono tutti i limiti che ci possono essere nel frequentare le piattaforme online dove non ci sono questo tipo di filtri. Noi siamo da ormai diversi anni anche partner del Ministero dell'Istruzione, partecipiamo alla giornata nazionale, quella annuale contro il cyberbullismo, anche quest'anno l'abbiamo fatto e abbiamo fatto un evento per tutte le scuole, abbiamo visto la partecipazione di qualche migliaio di studenti a un evento nostro dove abbiamo messo accanto l'associazione Parole Ostili, che ovviamente firmiamo anche noi, siamo firmatari del loro manifesto proprio contro l'utilizzo delle parole ostili e con una serie di regole che forse dovrebbero essere anche, non dico rese obbligatorie, ma sicuramente estese a molti sul corretto utilizzo, il corretto linguaggio, non soltanto nei social media, ma anche nei social media, insieme poi anche a testimonial dei nostri giornalisti. In questa occasione avevamo con noi Guido Meda, che chi ama lo sport, i motori, lo conosce bene, a parlare ai ragazzi cercando il più possibile di renderli consapevoli rispetto ai rischi dello cyberbullismo, perché ancora una volta, come dicevo poc'anzi, purtroppo è laddove che non ci sono regole che quel tipo di fenomeno purtroppo prolifera. Perché per fortuna dove c'è una responsabilità in capo a chi ospita un contenuto, a chi diffonde un contenuto, se c'è una responsabilità è ovvio che è un luogo molto più sicuro per noi e per i nostri figli, contro ogni tipo di episodio di questo genere. Questo per quanto riguarda il dialogo fra i colleghi, quello che abbiamo fatto al nostro interno, però ci piace anche ricordare quello che facciamo nell'usare la nostra voce e nell'ispirare. Prima citavo quello che facciamo sulle campagne ambientali, ma per quanto riguarda le tematiche contro il razzismo, c'è stato un forte impegno proprio laddove da un lato ce lo si può aspettare di più, quindi attraverso il nostro canale News, che infatti ha dato luogo ad un'importante campagna che si chiamava Basta contro proprio il femminicidio. L'ha messo al centro di diversi suoi approfondimenti, tra l'altro su tutto questo poi possiamo anche fornire materiale laddove ci fosse interesse di approfondire. Abbiamo fatto questa campagna cercando proprio di portare l'attenzione su un tema raccontandone tutti i suoi aspetti, non soltanto quando, fatemelo dire, l'urgenza della cronaca la impone nell'agenda del paese, ma cercando invece di trattarlo in modo con uno spettro molto più largo. E proprio in collaborazione con organizzazioni che radunano aziende impegnate proprio sul fronte dell'inclusione, Sky TG24 ha sviluppato e anche mandato in onda una serie di approfondimenti sulla parità dei genere nel mondo, ma soprattutto in Italia. Questo è uno dei temi che ci siamo presi più a cuore come azienda, sia internamente che esternamente. Internamente, anche qui, facendo una seria operazione di gender balance, ispirati anche dal gruppo che ce l'ha nei suoi target già da molti anni, un riequilibrio nel leadership team, e devo dire che è stato fatto un egregio lavoro anche nel nostro paese. Ormai mi fa piacere dire che non ci sono tante aziende in Italia dove nei riporti diretti dell'amministratore delegato ci sono più donne che uomini, e siamo partiti da una situazione che non era questa, quindi devo dire che si è lavorato molto in questa direzione proprio per favorire una cultura dell'inclusività. Dall'altra parte abbiamo lavorato con associazioni come Valore D o Parks, proprio dando vita ad eventi che abbiamo trasmesso in televisione, che avevano proprio come obiettivo principale quello di creare consapevolezza rispetto a queste tematiche. Come vi dicevo poc'anzi,
ce lo si aspetta di più forse da una testata giornalistica. L'abbiamo fatto però anche su un versante dove forse c'è un target più difficile, più ostico, ma altrettanto importante da colpire, cioè quello dello sport. La nostra testata Sky Sport ha lavorato molto proprio con promuovendo una serie di incontri, producendo documentari sulla discriminazione nel mondo dello sport. Ci piace ricordare quell'inchiesta esclusiva di Matteo Marani, 1938, lo sport italiano contro gli ebrei. Era stato un viaggio nel passato, ma fatto di documenti inediti, che era partita proprio da quel 18 settembre di quell'anno, quando in occasione della partenza del campionato di Serie A, quella che avrebbe dovuto essere una normale domenica di sport, di pallone, invece purtroppo è passata tragicamente alla storia per il discorso sulla razza che venne pronunciato a Trieste da Benito Mussolini. Quindi un faro acceso proprio per andare a raccontare ai più giovani, che forse non hanno memoria di tutto questo, invece che cosa è potuto accadere anche nel nostro paese, e farlo uscire anche un po' dai libri di storia, ma farlo vedere e vivere in quello che fosse il mondo più vicino a loro, cioè quello dello sport. Altra iniziativa di rilievo, sempre portata avanti dalla nostra testata giornalistica e quella della nostra testata sportiva, è quella del documentario Outraged. Noi lavoriamo molto con la UEFA. Questo è un documentario contro il razzismo che è stato girato e realizzato proprio dalla UEFA, quindi che è nostro partner. Ovviamente noi siamo il membro caster che trasmette la Champions League, l'Europa League e la nuova Conference League. Quindi all'interno di una ricchissima offerta sportiva noi volontariamente cerchiamo di spingere contenuti come questo documentario contro il razzismo della UEFA, che noi abbiamo curato l'edizione italiana, proprio perché riteniamo fondamentale che quel tipo di target possa ricevere questo tipo di messaggi, che sono esattamente gli opposto del lavoro che viene fatto invece purtroppo laddove proliferano gli hate speeches. L'ultimo tema che vorrei toccare per quanto riguarda la nostra offerta è che in generale, anche quando produciamo un contenuto originale, cerchiamo di badare sempre moltissimo al messaggio dell'inclusività. Cito quello che forse lo è stato per l'eccellenza, We Are Who We Are, noi siamo chi siamo, che è stata la prima serie fatta dal grande regista Guadagnino, che lo sapete, ha concorso a tanti illustri premi, e in quella serie ha voluto raccontare proprio la diversità, la difficoltà nell'età dell'adolescenza e il modo in cui la cultura dell'accettazione può essere forse la strada più difficile da percorrere, ma sicuramente quella più fruttuosa. Ecco, questi sono i messaggi che sono sempre al centro del nostro lavoro, e lo sono anche in altri big show, perché ripeto, quello che noi cerchiamo di approfittare è del fatto di avere un'audience così variegata e anche così giovane, per esempio con show come X Factor, molto spesso nell'opening abbiamo dedicato spazio proprio a messaggi contro il bullismo, contro il razzismo, ma la stessa MasterChef ormai le sue edizioni dal punto di vista anche dei valori che si promuovono, di chi viene messo sotto i riflettori delle nostre cucine, sono sempre più persone che rappresentano davvero i valori della libertà, del superamento dei confini, cercando proprio di eliminare confini che possono essere di qualsiasi tipo, barriere intergenerazionali, barriere culturali, e cerchiamo di farlo, fatemi dire, in un modo light, perché ovviamente siamo una piattaforma che offre intrattenimento, ma forse è proprio attraverso l'intrattenimento che certi messaggi possono arrivare anche in modo più forte e più diretto. Questo per quanto riguarda la parte dei contenuti. Ovviamente per quanto riguarda la parte più strettamente normativa, noi non possiamo che, come dire, esprimere il nostro apprezzamento per la scelta del legislatore italiano di introdurre nel nostro ordinamento, proprio attraverso il recepimento della direttiva europea sui servizi media audiovisivi, quindi aver recepito anche queste norme in modo tale che si possa cominciare a mettere qualche barriera, qualche regola laddove non ce ne sono, proprio per poter contrastare il fenomeno del discorsi d'odio, che purtroppo, questo lo dico anche non soltanto come operatore dell'informazione e della comunicazione, ma anche come genitore, è sicuramente un tema che penso che preoccupi moltissimo tutti noi, perché assistiamo a delle derive che sono francamente non accettabili. Grazie. Bene, grazie a lei, dottoressa Varetto. Adesso gli interventi dei colleghi. Il senatore Francesco Urraro per il primo intervento. Prego, senatore.
esserci. Grazie alla dottoressa Varetto per l'esaustiva relazione e per l'impegno profuso che seguiamo da tempo, anche se questa indagine conoscitiva sta cercando di avere una conoscenza vasta, non solo nazionale ma anche sovranazionale. Il suo gruppo ha questa proiezione anche internazionale che a noi interessa particolarmente, perché stiamo in un binario di azione delimitato, cioè rispetto cioè ad un quadro ordinamentale nazionale ma anche sovranazionale per quelle che sono le direttive anche comunitarie sul tema. Chiaramente questa indagine prende le mosse dall'antisemitismo, dal contrasto al razzismo, ad ogni forma di intolleranza, ma sta conducendo un particolare focus sui discorsi d'odio, sul linguaggio d'odio particolarmente amplificato, soprattutto da ultimo in questa pandemia e soprattutto attraverso lo strumento delle piattaforme social. So che avete anche una proiezione web, sicuramente, anche se credo il core business è quello della TV. Noi stiamo anche verificando, per meglio calibrare il nostro intervento quali legislatori pro tempore, rispetto cioè alle autodifese delle singole aziende, per inquadrare al meglio un nostro intervento, perché stiamo vedendo che ci sono degli anticorpi e anche delle corazze interne alle singole piattaforme o alle singole TV. E troviamo però una varietà e anche una disomogeneità di approcci. In particolare le piattaforme adoperano un contrasto attraverso un sistema algoritmico che dovrebbe intercettare una serie di ordinamenti internazionali per i contenuti che arrivano da ogni dove. La televisione chiaramente rappresenta già in re ipsa un approccio diverso, perché c'è un filtro preliminare e mi sembra di capire che c'è una sensibilità, una formazione, un approccio, una preparazione totalmente diversa rispetto a questo nuovo mondo delle piattaforme e dei discorsi d'odio sul web, dove ognuno è un po' diventato giornalista di se stesso, chiamiamolo così, mentre voi magari avete dei canoni anche deontologici molto seri che rispettate, salvo poi le eccezioni che possono sempre, che ci sono sempre. E volevo capire, stiamo cercando di capire anche con le TV che abbiamo deciso di audire in questa indagine, voi che tipo di meccanismo preventivo interno, al di là di questo straordinario approccio formativo, deontologico ed etico che si percepisce e si vede, ma rispetto al dato critico, in che modo voi intervenite sulle segnalazioni che arrivano da casa, su un contenuto che può essere ritenuto offensivo, sul limite e sul confine, perché vi è anche un bilanciamento tra la libertà di espressione e il confine con il linguaggio d'odio. Anche questo è un dato che voi sicuramente intercettate anche con delle persone fisiche che possono in via preventiva e quindi non solo repressiva approcciare a questo tema. Soltanto qualche spunto in tal senso chiedevo, grazie. Grazie a lei, senatore Urraro. Dottoressa Varetto poi replicherà alla fine di tutti gli interventi. La senatrice Emma Pavanelli. Sì, grazie Presidente. Grazie molte, dottoressa Varetto. È molto interessante il suo intervento, che parla molto di inclusività, che parla molto di... ha parlato anche di parità di genere all'interno dell'azienda, che sicuramente vi va fatto con molti complimenti, e magari appunto altre aziende potrebbero prendere ad esempio. Mi stavo domandando se voi, che prevalentemente fate informazione rispetto magari ad altre TV generiche, che l'informazione è parte del loro della loro programmazione,
se all'interno anche del vostro core business, ma anche la comunicazione che date all'esterno viene presa in considerazione il linguaggio. Qui stiamo appunto parlando di hate speech. Spesso abbiamo notato, o io ho notato soprattutto in quanto donna, che spesso il linguaggio, che sia quello verbale ma anche quello non verbale, non è sempre, come dire, adeguato. Mi ritrovo, non parlo della vostra azienda nello specifico, ma in generale ci ritroviamo spesso magari di domenica pomeriggio con i mariti che guardano le trasmissioni per il calcio, e mi ritrovo a vedere alle 4 alle 5 di pomeriggio magari sia appunto una donna che presenta o comunque che copresenta le trasmissioni di calcio, ma vestite come se fosse il gran gala degli Oscar, truccata, cioè anche questo linguaggio non linguaggio, che spesso è, no, non dico che va contro le donne, ci mancherebbe altro, però dipinge sempre il genere donna, in questo caso, in una certa maniera, mentre magari l'uomo che fa esattamente la stessa cosa è semplicemente in camicia e jeans, non in uno smoking, ecco, alle 4 di pomeriggio, ecco, giusto per fare un confronto di non parità di genere anche nel linguaggio, anche nell'abbigliamento, nel trucco, che viene poi riportato, no, nelle case dei cittadini. Questo nella stessa maniera anche il linguaggio giornalistico, e qui mi riferisco, pochi giorni fa era la giornata contro la violenza sulle donne, e spesso giornali, TV, radio, sentiamo, no, magari questi titoli che dicevano però lei era aveva bevuto troppo, piuttosto che aveva appena lasciato il marito, come se all'interno di questo linguaggio viene inconsapevolmente sempre colpevolizzato la donna, piuttosto che l'uomo che magari ha agito portando violenza. Ecco, io so che anche i giornalisti hanno ovviamente un modo di dare una notizia che a volte non ci rendiamo conto, era quello che diceva anche lei poc'anzi, a volte parliamo in una maniera che non ci rendiamo conto che stiamo in realtà incentivando questo meccanismo. Ecco, anche in queste piccole cose vorrei capire se state facendo qualcosa, perché è importante anche per poi chi riceve l'informazione, chi poi la assorbisce, poi la riporta, perché poi sappiamo, la riporta sui social, la riporta quando parla con amici, colleghi, compagni, eccetera. Credo che il linguaggio del giornalismo deve ancora, almeno in questo paese, fare dei grandissimi passi avanti per riuscire a comunicare in una maniera tale che poi chi riceve quel linguaggio, che quell'informazione non venga poi tramutata in quell'odio, quell'aspetto che stiamo studiando, che stiamo indagando soprattutto per i social, ma sappiamo che poi quello che noi trasportiamo sui social spesso viene da giornali, viene magari dalle TV, viene dalle informazioni che ci vengono date quotidianamente in quanto cittadini, ecco. Perciò volevo sapere se anche questo aspetto, che spesso non viene
non viene percepito, in realtà è fondamentale. Grazie. Grazie a lei, senatrice Pavanelli. Allora, aggiungo alcune considerazioni, dottoressa. Intanto parto da una, e mi perdoneranno i colleghi se riprenderò un concetto espresso nell'audizione precedente con il suo collega pochi minuti fa. Facevo riferimento alla comunicazione come grande bene pubblico. Lei ha impostato il resoconto dei vostri lavori sul binomio tra la vostra linea editoriale e il tema dell'inclusività, un binomio molto forte, naturalmente in questa sede particolarmente importante e apprezzato, in questo senso recependo quelle che sono le indicazioni che vengono dalle nostre leggi, il testo unico sui servizi dei media audiovisivi, che appunto ha nei nostri cardini costituzionali il principio di non discriminazione, i principi inclusivi di inviolabilità della dignità della persona e dei gruppi, in particolare delle minoranze, un suo cardine. Ecco, mi interesserebbe sapere da lei, come operatrice della comunicazione di così alto livello e del linguaggio, che opera tra l'altro in una azienda pienamente di dimensione internazionale, se lei pensa che il fatto che nel tempo il linguaggio televisivo sia diventato sempre più ibrido, andando a mescolare temi che normalmente, citavo prima appunto il dettato della BBC, informare, educare, intrattenere, il fatto che informazione e intrattenimento siano stati sempre più mescolati e questo abbia portato naturalmente sempre più ad uno slittamento dell'informazione verso l'intrattenimento, verso il linguaggio anche, quindi sensazionalistico, con il rischio di invece colpire quella che è l'oggettività, la sobrietà dell'informazione. L'azienda che lei qui rappresenta, avendo, a differenza di Rai o Mediaset, diciamo un palinsesto di flusso basato però su canali tematici, ha più facilità nello scindere i generi, naturalmente. Voi avete un canale che è puramente di informazione, dei canali che sono di intrattenimento, e quindi, però vorrei da lei comunque una considerazione su questo, cioè se lei non pensa che questa ibridazione dei generi sia alla base poi di una ricerca dell'audience sulla base di un sensazionalismo che, andando a scavare anche poi nel dover fare a tutti i costi effetto sull'utente, finisce poi anche per deformare o manipolare l'informazione, quindi molto spesso a decontestualizzare, reiterando appunto stereotipi che sono però alla base delle discriminazioni. In virtù di questo le vorrei chiedere, perché questa prima domanda mi interessa molto, anche se appunto il vostro caso è un caso diverso per le dinamiche che dicevo prima, o forse no, me lo dirà lei. Citavo il TUSMAR, noi abbiamo anche in Italia intendo dire, c'è l'autorità regolativa, l'AGCOM, che nel 2019 ha individuato un regolamento specifico per il contrasto dei discorsi discriminatori e di istigazione all'odio, al quale voi siete chiamati naturalmente a rispondere sempre. Se lei però non ritenga che oltre a questo sia importante che, lo dicevano anche i colleghi, che il nostro Parlamento individui dal punto di vista normativo una fattispecie specifica del linguaggio di istigazione all'odio, che poi è diverso dal linguaggio aggressivo, che noi possiamo condannare, ma il linguaggio di istigazione all'odio è una cosa ulteriormente diversa, in modo che sia più facile per voi adoperarvi nel contrasto e anche in modo che possiate avere più forza nella libertà di espressione e nella libertà editoriale. Se non pensa, in collegamento a questo,
che serva una formazione deontologica specifica riferita al contrasto del linguaggio di istigazione all'odio per gli operatori dei servizi media televisivi. Se voi avete su questo delle linee guida per i vostri operatori, se ne avete, se intendete adottarle e quali sono. E da ultimo, ma non da ultimo perché è un tema dirimente per la nostra indagine conoscitiva, si parla molto di quanto la pervasività dei linguaggi discriminatori avvenga sul web, sulla rete, sulle piattaforme digitali, sospinta dagli algoritmi in cerca anche lì di conversazioni e quindi poi di ricavi. Ma se lei, qual è la sua opinione invece sul legame che secondo molti c'è ed è molto forte invece sul linguaggio istigazione all'odio tra media dell'audiovisivo, che poi sono quelli su cui si forma la gran parte dell'opinione pubblica, e piattaforme digitali. Voglio dire, se lei pensa che in realtà non ci sia una cesura tra i due strumenti, ma questi linguaggi in realtà, i media dell'audiovisivo e le piattaforme digitali, in realtà facciano l'uno dell'altra una camera di amplificazione e quindi da questo punto di vista sia necessario appunto poi un intervento complessivo, non solo più forte, con più regolamenti per quello che riguarda il web, ma anche più efficace per quello che riguarda i servizi di media audiovisivi, se appunto questo presupposto lei lo ritiene fondato, così come lo propongono molti osservatori di queste questioni e di queste vicende. Bene, se non ci sono altri interventi, altre domande, a lei, dottoressa Varetto, la parola per la replica. Grazie per questi contributi e questi spunti di riflessione. Io partirei dalla prima domanda del senatore, anche se poi in realtà nelle risposte, perché c'è un filo rosso ovviamente rispetto alle varie cose che avete proposto, e quindi in realtà parzialmente risponderò anche magari ad altre suggestioni. Allora, il tema fondamentale di come filtriamo, capiamo, intercettiamo contenuti che possano essere da censurare per motivi, perché possano adottare un linguaggio inappropriato o altro, è ovvio che per noi è molto più facile, perché non essendo, cioè non è più facile, diciamo, scegliamo di avere un controllo che non è algoritmico, ma è un controllo assolutamente dei nostri contenuti che in gran parte sono autoprodotti, quindi addirittura è a monte quel contenuto, e quando vengono acquistati c'è anche lì un controllo rispetto ai messaggi che vengono rilasciati. C'è una grande attenzione rispetto a come vengono poi veicolati, perché noi è vero che siamo prettamente una televisione, ma abbiamo anche un over the top, una piattaforma online che è Now TV. In tutti questi contesti noi comunque adottiamo ovviamente un consiglio di visione, mettiamo sempre in evidenza, abbiamo, se un contenuto vietato ai minori, abbiamo diverse gradazioni anche per far sì che le famiglie possano guardarle in sicurezza. Abbiamo da sempre il parental control, che è uno strumento eccezionale, che con le stesse associazioni che si occupano di queste tematiche come Moige abbiamo sempre collaborato molto bene, e quindi le cito non a caso, perché alle volte una segnalazione, se rispetto a un certo contenuto o altro, arrivano dalle stesse associazioni con cui ci interfacciamo, dalle associazioni di consumatori alle associazioni proprio parentali, che si occupano proprio di osservare come la televisione propone certi messaggi o certi stereotipi. Perché poi qui c'è l'altro grande tema che è stato aperto, che non è soltanto un linguaggio verbale, ma c'è un linguaggio anche rispetto a come vengono proposti poi, no? certi stereotipi veri e propri, che però, fatemi dire, è un tema anche culturale del paese questo, e che noi, devo dire, abbiamo sempre cercato di fare delle fughe in avanti. Infatti si è visto, abbiamo sempre avuto anche in ambiti sportivi grandi talenti femminili che facevano cronache, telecronache, competenza. Penso soltanto,
Federica Masolini, che è il talento e parla di motori, della Formula 1, è il nostro main anchor, anzi Arcon Woman, scusatemi tutti questi inglesismi, ma credetemi, se voi lavoraste mai in un gruppo come il mio, niente, ride il collega Alfredo Borgia, perché niente, anche a casa mia, mia figlia mi dice alle volte, mamma basta, parla normalmente, però purtroppo è più forte di noi, se passiamo la giornata purtroppo a parlare in inglese e a usare tutti questi termini, però a parte le battute, è la nostra commentatrice di punta della Formula 1 ed è una donna, sul tennis ci sono quasi sempre donne che commentano grandi telecronache maschili, voglio dire anche grandi campioni uomini che sono commentati da donne che sono competenti ad altissimo livello tecnico, quindi diciamo che in questo noi abbiamo cercato sempre di fare fughe in avanti. Cito anche l'esempio di me stessa, direttrice di un telegiornale, che non era così scontato in questo paese, soprattutto, no? In un contesto anche televisivo ce n'erano veramente, veramente poche le donne, sui giornali ancora meno, infatti proprio lì bisognerebbe invece lavorarci un po' di, decisamente di più. Quindi sullo stereotipo anche visivo è vero, è un qualcosa che è legato anche al discorso purtroppo dell'acchiappare l'audience e che quindi, però diciamo che è davvero anche un tema culturale, cioè noi, sarà che siamo un'azienda di stampo anglosassone, quel tipo di fenomeno l'abbiamo sempre molto limitato, si vede ben poco insomma, poi per carità ci sono contesti di intrattenimento dove è anche normale, però appunto un conto se è la serata di gala eccetera, un conto se invece siamo alle 2 del pomeriggio eccetera, quindi quegli scivoloni lì devo dire che da noi per fortuna li evitiamo. Se devo esprimere la mia opinione proprio da osservatrice di questo tipo di mercato, devo dire che si sono fatti passi in avanti in generale nella TV commerciale, perché se io penso a quello che vedevo in onda come rappresentazione femminile quando ero una ragazzina e vedo che annuite, esatto, pensiamo alla televisione commerciale degli anni Ottanta, era una roba veramente che era, no, proprio poco edificante per l'immagine della donna che veniva trasmessa. Oggi per fortuna anche quei contesti sono in parte migliorati, sì sì, non del tutto sono d'accordo, però rispetto partiamo da un tema che è anche culturale, insomma vi ricordate che non so quale collega, mi pare una collega di Repubblica ha pubblicato 2 o 3 anni fa un estratto di un sussidiario italiano dove si diceva di abbinare le frasi il papà è stanco lavora, la mamma stira e lava i piatti, per dire. O un altro ancora sussidiario, ancora più recente, questo, perché in Italia si fanno pochi figli, perché, sussidiario che facciamo studiare ai nostri ragazzi, si fanno pochi figli in Italia perché a un certo punto le donne si sono emancipate, sono andate a lavorare e questo ha provocato una disgregazione nella famiglia, ma davvero, cioè non era una fake news, era reale, quando poi, insomma, chiunque, adesso lascio parlare la giornalista economica che in me, cioè chiunque sa che comunque i paesi dove le donne lavorano di più, dove c'è un welfare state più efficiente e dove i tassi di occupazione femminile sono i più alti, c'è anche un tasso di natalità molto più alto, oltre che avere una crescita economica decisamente più dinamica di quella che ha visto questo paese negli ultimi anni. Quindi diciamo che è un tema veramente che ci porta molto larghi, però che in realtà è poi legato alla suggestione e alla domanda che mi poneva anche lei poi sul linguaggio giornalistico e che è influenzato il linguaggio giornalistico in generale dal fatto che si è scelto a un certo punto, ma non è un fenomeno italiano, più in generale, che anche le news dovessero produrre, no, reddito e quindi avere degli spazi pubblicitari e quindi attrarre più possibile audience. In questo noi abbiamo una grande fortuna che essendo una pay TV, noi il primo interesse di cui ci dobbiamo preoccupare è di soddisfare soltanto il nostro consumatore, vivendo soprattutto di abbonamenti e di sottoscrizioni, finché diamo un'informazione di qualità che fa felice il nostro abbonato, che la giudica all'altezza, quindi di essere parte di un'offerta che appunto è a pagamento, a quel punto quello ci mette anche un po' più al riparo rispetto a una ricerca del sensazionalismo che abbiamo sempre voluto fortissimamente evitare. Tra la formazione che facciamo al nostro interno abbiamo fatto delle guide al linguaggio inclusivo sui vari temi, sui temi delle comunità LGBT, sui temi della discriminazione nei confronti delle donne, sul tema del razzismo, quindi abbiamo cercato anche di aiutare a correggere l'utilizzo involontario di espressioni che poi però se si guardano sono veramente, cioè, quando proprio dei femminicidi, quando si dice raptus della gelosia, no, non è un raptus della gelosia, questo è un assassino, un omicida,
Esatto, non c'è nessun raptus che, no, che possa essere giustificato in nessun modo. Quindi su questo devo dire che noi abbiamo avuto sempre davvero grande attenzione. Anche quando magari era meno acceso il dibattito, abbiamo sempre cercato di essere molto attenti, e anche se vuoi, e questo però veniva anche a favore di una ricerca dell'audience, anche di andare un po' controcorrente, cioè nel momento in cui c'è un'onda che ti porta a strillare certe notizie, certe cose, abbiamo cercato anche di andare un po' a vedere dalla parte opposta, no? Faccio un esempio, ben prima che ci fosse la pandemia, ma ben prima, e qui mi riallaccio anche al filtro algoritmico, ben prima che ci fosse la pandemia, se voi cercavate sulla più nota piattaforma di video che ci sia contenuti sui vaccini, le prime tre cose che vi uscivano erano contenuti Novax. Ma ripeto, si parlava di morbillo, di tutt'altro, non esisteva ancora la pandemia. Però perché? Perché erano quelli più divisivi, quelli che portavano più commenti, quelli che quindi, come dire, generavano più ricavi pubblicitari. Noi già all'epoca ci mettemmo a fare un tipo di campagna completamente opposta invece, cercando anche un po' di smascherare questi meccanismi, di cercare di raccontare come in assenza di responsabilità vincono solo altre regole che invece favoriscono tutto questo. Ma io mi ricordo, prendemmo una bravissima collega che parlava correntemente l'arabo durante gli anni dei drammatici attentati dell'ISIS per tutta Europa, e lei, guardando sempre nella nota piattaforma citata poc'anzi, trovò una marea di contenuti terribili, di una violenza inaudita, che facevano propaganda dell'ISIS, cercavano di fare proselitismo, ma che erano sfuggite a ogni controllo. Poi li segnalavamo, ci siamo presi a briga di segnalarlo, di raccontare anche che c'era questo tema che andava affrontato di responsabilità. Quindi il controllo algoritmico non sempre è così efficace, tant'è che le stesse piattaforme ormai hanno delle squadre di persone che possono essere anche ampliate, no? Visto le capienze, anche perché garantire maggiormente i fruitori. Sempre sui Novax, cito una scelta che ha fatto la nostra testata invece in tempi molto più recenti: a un certo punto durante la campagna dei vaccini si è scelto di non ospitare più chi aveva delle posizioni che non avevano nessun sostrato scientifico. Quindi se tu non eri portatore comunque di competenze e quello che venivi a esprimere non era un qualche cosa di scientificamente attendibile, che però significava quindi lasciare a casa i Novax, grosso modo, si è scelto di non ospitarli più per un periodo di lasso di tempo, per non fuorviare il nostro telespettatore. Non so se ho risposto, spero, agli stimoli che mi avete dato in modo sufficiente. Grazie dottoressa Varetto anche per questa sua replica che integra la sua relazione iniziale. Naturalmente se lei vorrà, se vorrete, attendiamo anche la vostra documentazione. Certo, assolutamente. E soprattutto sì. Come sapete i nostri lavori continueranno nei prossimi mesi e quindi è importante anche un'interlocuzione specifica che potremo avere nel proseguo dei lavori. Quindi grazie ancora alla dottoressa Sara Varetto, che è vicepresidente esecutivo per le comunicazioni, l'inclusione e Bigger Picture di Sky Italia. Grazie anche al dottor Alfredo Borgia, che ha accompagnato la dottoressa Varetto. Grazie a tutti i colleghi. Aggiorniamo qui i lavori della nostra commissione. A presto. Grazie, buon pomeriggio.